La vigilia dell'arrivo anche del Premier a Firenze per l'avvio della campagna referendaria, ultimi preparativi, ci volete anticipare qualcosa della serata? Ma sicuramente sarà una bella serata, una serata con cui inizieremo a lanciare la nostra idea di riforma del Paese, lo faremo a Firenze in una data che mi pare molto significativa e soprattutto sarà il momento in cui partiranno davvero sul nostro territorio tantissimi comitati per il sì. Oggi sono venuto qui a presentarne alcuni, è un momento in cui inizieremo a raccontare come rendere l'Italia più moderna, più dinamica, un'Italia più veloce, perché la verità è che fino ad oggi c'è stato solamente polemiche sulle date, c'è polemica sulla modalità della scheda. In realtà noi dobbiamo dire agli italiani cosa intendiamo fare con questa riforma costituzionale e quali sono nel merito i temi da andare a votare. Servirà a fare tanta informazione, anche grazie al vostro aiuto, raccontare davvero il 4 di dicembre cosa c'è in ballo per l'Italia. Mancherà forse il governatore della Toscana Enrico Rossi domani, ha detto, no, forse non sarà presente. Non sono riuscito a parlare, vengo ora al Consiglio regionale, non sono riuscito a parlare con il presidente Rossi, ho letto alla stampa che è impegnato in altre iniziative, questo è vero, insomma, nel senso che il Presidente in questi mesi sta girando tanto l'Italia, sta girando l'Italia per presentare il suo libro, ma allo stesso tempo per sostenere le ragioni del sì, per cui è vero che inizia la campagna con il Presidente del Consiglio, ma è anche vero che più noi siamo sul territorio a raccontare le ragioni del sì e più facciamo un favore all'Italia. Sul fronte organizzativo si parla di 10 milioni di euro da racimolare attraverso, diciamo, la campagna organizzativa anche. La Toscana che contributo dà? Sicuramente la Toscana darà un grande contributo nella creazione dei comitati. Già ad oggi, con pochissimo lavoro, ci sono 300-400 comitati attivi, altri nasceranno a partire da oggi. Anche noi daremo il nostro contributo realizzando delle scene di raccolta fondi, perché la buona politica è anche quella che ha la capacità di sapersi autofinanziare. Abbiamo deciso di eliminare il finanziamento pubblico, tantissimi cittadini italiani, più di 500.000, hanno deciso lo scorso anno di destinare il 2 per 1000 al Partito Democratico. Noi metteremo in campo tutte le iniziative, a partire dal 2 per 1000, ma mettendo in campo tutte le altre iniziative che possono servire a finanziare la campagna per il sì, perché davvero c'è in gioco il futuro del nostro Paese e noi che siamo dirigenti di questo partito dobbiamo impegnarci per fare in modo che tutto vada nella direzione giusta e che il 4 di dicembre vincano i sì.